Eccoci, ben trovati. Ciao Andrea, ciao Maura. Ciao, ciao, buongiorno, buonasera. Io sono piena di luce, ecco perché ti è venuto buongiorno. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito. Nel frattempo che la gente si collega, io racconto un pochino Case di Carta e ringrazio anche la casa editrice HarperCollins, visto che è stata la prima ospite di questa iniziativa e abbiamo aperto gli incontri proprio con loro, svelando un pochino di aneddoti o comunque curiosità legate al mondo appunto della creazione del libro. E ieri abbiamo fatto l'incontro con Antonella Lattanzi, quindi sempre con un libro pubblicato dalla casa editrice HarperCollins, e oggi tocca a voi. Allora, Maura e Andrea, i Tlon, così anche chiamati. Io sono particolarmente emozionata stasera perché mi sembra di chiudere un cerchio con questo incontro oggi, in quanto la mia conoscenza delle vostre due persone è avvenuta durante forse il periodo più curioso e più particolare della mia vita recente, che è stato quello appunto del lockdown marzo, il periodo in cui avete ideato e guidato la bellissima maratona filosofica che appunto si chiamava Prendila con Filosofia, e quindi uguale con lo stesso nome del libro, se non ricordo male, che è stata prendiamola, esatto. Sì, il concetto è quello lì. Il concetto era quello, e quindi io sono venuta a conoscenza delle vostre persone appunto con quella maratona che ho seguito con grandissimo interesse, perché in quel periodo, pur essendo appunto libraia e pur avendo una quantità di libri a disposizione notevolissima a casa, non riuscivo a leggere, non riuscivo a concentrarmi, avevo difficoltà proprio a stare ferma, cioè a concentrarmi su qualcosa. E quindi voi mi siete stati enormemente d'aiuto e tra l'altro mi avete mostrato un lato della filosofia più accessibile, uso questo termine, cioè più comprensibile. Io, mia sorella è laureata in filosofia, per cui associo, lei in realtà è una persona anche molto pratica, molto dinamica, però la vedo sempre studiare, la vedo sempre porsi domande, per cui ammiro tantissimo questo suo atteggiamento, però spesso ho associato la filosofia a qualcosa di concettuale, di poco pratico. Per cui io innanzitutto vi ringrazio per averci donato e per aver organizzato questa maratona, che tra l'altro mi ha fatto scoprire e in alcuni casi riscoprire autori, questioni, argomenti, per cui è stata estremamente interessante. E niente, quindi il primo complimento è questo. Grazie. Oggi siamo qui per presentare però questo bellissimo libro che appunto si intitola Prendila con Filosofia. Allora, la prima domanda che vi farei, visto che la fioritura ritorna sempre nei vostri libri, perché avete pubblicato anche precedentemente un altro libro sempre con la casa editrice HarperCollins che si intitola Liberati dalla brava bambina, 8 storie per fiorire, per cui questo termine ritorna nei vostri libri, vi chiederei perché la necessità adesso più che mai della filosofia e soprattutto di questo tipo di filosofia un po' più pratico e meno concettuale, e perché appunto è così importante la fioritura per chiunque. Ci vado io. Ma perché in un momento in cui ci sentiamo così tanto, cioè in un mondo in cui non immaginiamo di poter essere, cioè ci sentiamo quasi all'orlo, sull'orlo della storia dell'umanità, la filosofia, soprattutto la filosofia antica, che è quella di cui noi parliamo più spesso, è in qualche modo, è come se
fosse un luogo in cui è rimasto un segreto che ci può cambiare la vita. E in effetti sono rimaste quelle che Foucault chiamava tecnologie del sé, cioè come se ci fossero delle comprensioni sulla natura umana e degli strumenti per trasformarci, per compiere il nostro percorso, che oggi è molto difficile trovare. Oggi siamo pieni di tecniche, ma di solito sono tecniche standard, che in genere non funzionano e ci fanno anche sentire in colpa, che hanno a che fare con delle cose che dobbiamo fare, con delle cose che dobbiamo dimostrare, quindi dobbiamo dimostrare di essere forti, performativi. Invece la filosofia antica parla di un percorso di cura di sé, percorso appunto che noi chiamiamo di fioritura, sia perché è un termine che ritorna nella filosofia, perché è anche forse la traduzione più corretta, anziché quella di felicità, al termine eudaimonia. Quindi quello che noi abbiamo cercato di fare in questi anni di divulgazione, di scrittura di libri, è stato anche disegnare un percorso insieme alle persone, perché tutti i libri che abbiamo scritto li abbiamo scritti grazie anche al dialogo con le persone, grazie anche alle intuizioni che venivano, alle domande che ci venivano fatte. Quindi abbiamo iniziato a parlare di fioritura perché abbiamo iniziato a osservare che un certo modo di parlare di crescita personale in realtà rendeva e rende ancora più in ansia, ancora più insoddisfatti della vita, e quindi abbiamo iniziato a recuperare degli strumenti e a suggerire che poteva esserci un'altra strada grazie alla filosofia, agli strumenti filosofici, che abbiamo iniziato a chiamare fioritura personale. Quindi ne abbiamo parlato in alcuni altri libri precedenti, finché poi, dato che la domanda costante era sì, però poi come faccio? Come si fa praticamente in pratica? Questi esercizi quali sono? Allora in questo libro abbiamo cercato di disegnare un percorso che fosse un percorso in cui le persone fossero, di cui le persone fossero protagoniste, soprattutto in un momento come questo, che fosse un gioco, e cercare di suggerire alcuni di questi strumenti. Quindi un libro interattivo, è un saggio, ma un saggio atipico, perché usiamo anche usiamo il libro game, lo strumento del libro game, che in realtà è uno strumento che di solito si usa nei fumetti e nei libri fantasy. In pratica è stato anche un rischio, ci siamo domandati quando stava per uscire se sarebbe stato capito, se questo atteggiamento di gioco sarebbe stato capito, perché in un momento come questo, se uno ti dice allora giochiamo, la reazione potrebbe anche essere ma sei fuori di testa, ma così, ma in un momento come questo io devo prendere tutto sul serio. Invece quello che sta succedendo è che tante persone lo stanno capendo, ci stanno giocando, e quindi si stanno anche prendendo del tempo per farlo, perché noi ci sono tanti modi per leggerlo, ma secondo noi è importante anche non leggerlo troppo in fretta, non tanto per quello che c'è scritto, ma per l'occasione, per la condizione che puoi creare nella tua vita, e quindi per il tempo che puoi prenderti per te. Sono perfettamente d'accordo, e infatti io devo dire che ho fruito del libro in maniera molto lenta, cioè me lo sono fatto davvero come un regalo, cioè, e devo dire che all'inizio non riuscivo ad entrare, non sono entrata subito in empatia col libro, cioè nel senso che ho ci è voluta, ma giusto 5-6 pagine, però poi me lo sono centellinato, cioè ho rallentato e ho cercato di fare proprio con molta anche profondità gli esercizi richiesti, perché infatti dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando, è un libro in cui viene richiesto di fare dei compiti, diciamo, ma senza supervisione, cioè dei compiti che noi dovremmo fare appunto per entrare più in profondità in noi stessi. E penso però sia anche un libro in cui ci sia la ridefinizione di concetti che noi presumiamo di sapere, cioè tipo ad esempio, non lo so, a me è piaciuta particolarmente la differenza tra felice e contento, che molti di noi associano la stessa parola, ma in realtà non è così, e mi piacerebbe
che voi diceste due parole su questa cosa, e poi per esempio coerenza, ma mi è piaciuto anche la il nuovo significato della parola esame di coscienza, che invece molto spesso si tende ad associare ad un volersi attribuire una colpa, a determinare un peccato, e invece voi l'avete proposto in una chiave totalmente nuova, e vi garantisco, per chi non ha praticità con la filosofia, illuminante, cioè, perché veramente se uno inizia ad apprendere dei concetti come se li guardasse per la prima volta, davvero si soffermasse realmente su quei concetti, cioè è come se avesse una nuova possibilità, no? Di afferrare e di dare una conduzione diversa alla propria vita. Voi mi dite magari, ma così tardi te ne sei accorta? No, però dico, infatti vi volevo chiedere, esiste un limite per la fioritura? Cioè, nel senso, secondo voi, alla luce di tutti questi concetti meravigliosi, magari se qualcuno vi va di raccontarlo, di ripeterlo, solo qualcuno, perché non raccontiamo tantissimo del libro, però esiste un limite per la fioritura? Cioè, io posso dirmi vecchio per fiorire? No, non ci è mai troppo vecchi né troppo giovani per fare filosofia, diceva Seneca, e per fiorire, diciamo noi. Nel senso che l'idea di fondo è che bisogna capire perché i greci parlassero di acmè. I greci parlavano di acmè perché non davano così tanta importanza alla data di nascita né alla data di morte di questo o quel personaggio. La data che contava era quella di fioritura. Quindi il momento in cui quella persona raggiungeva l'acmè, cioè il punto di espressione attraverso cui nasceva davvero, perché non si nasce una volta sola, si nasce almeno due volte, se si è fortunati, perché la maggior parte delle persone poi nasce una volta e basta, però spreca in un certo senso la possibilità di fiorire. Ecco, diciamo che la differenza tra felice e contento è proprio qui. Felice viene da fio, che significa fecondo, fruttuoso; contento viene da continere, che ha a che fare con l'essere contenuti, soddisfatti, sazi. Quindi si impara ad essere felici e contenti nel momento in cui si conciliano queste due istanze e si riconoscono come differenti. Quindi la sensazione che provi dopo un bel pasto, quella è contentezza, non è felicità. La sensazione che provi dopo aver fatto qualcosa che ti ha riempito la testa, la pancia, il cuore, è contentezza. Mentre invece la sensazione che provi mentre ti dai, in questo flusso che non ha fine, è felicità. La felicità non ha fine, nel senso che è generativa, è un motore che mette in circolazione la meraviglia, mentre invece la contentezza ha a che fare con l'aver circoscritto uno spazio dentro il quale si sta bene. L'una non esclude l'altra e non deve escludere l'altra. E in questo senso, appunto, questa è la chiave per capire che non è mai troppo tardi né troppo presto per occuparsi della propria fioritura, perché il tempo per fiorire riguarda proprio la disposizione ad essere felici e contenti contemporaneamente. L'altro discorso dell'esame di coscienza è un discorso fondamentale, perché in realtà noi non abbiamo scoperto, non abbiamo inventato qualcosa, abbiamo ricondotto l'esame di coscienza alla filosofia antica, alla filosofia prima greca e poi romana, che faceva l'esame di coscienza svincolato dal senso di colpa, che poi appunto ha ammantato i millenni successivi. L'esame di coscienza in sostanza consisteva nel passare in rassegna il proprio operato attraverso una griglia valoriale che metteva in luce le proprie azioni e permetteva di capire se erano state azioni rette oppure no, se erano azioni in linea con la propria strada oppure azioni appunto fuori dai propri valori. Questo era fondamentale, perché non produceva l'eventuale discrepanza tra valori e azioni un senso di colpa. Produceva la voglia di migliorare, produceva la voglia di praticare più rettamente la propria strada. Quindi l'esame di coscienza era l'occasione, l'opportunità, lo strumento per riuscire a praticare la filosofia, a rendere la propria vita filosofica, a farla brillare. Ogni cosa risplende, dicevano i greci, però bisogna saperla guardare e bisogna saperla innescare. Lo sguardo filosofico è quello con cui appunto si comincia a filosofare, è quello che permette di essere diainos,
dicevano i greci, diceva Sofocle nell'Antigone, ossia quella disposizione dell'essere umano a compiere atti efferati e allo stesso tempo essere colui o colei che compie atti meravigliosi. Questo siamo. Persone che possono macchiarsi... E qui c'è anche la coerenza. Qui c'è la coerenza, certo. Possono macchiarsi di crimini e delitti orrendi, ma allo stesso tempo possono essere quelli che compiano gesta eroiche. Vuoi dire della coerenza? Prego. No, vai, vai. No, vai, sono contento. Il concetto di coerenza è uno di quelli che proprio vi ha fatto impazzire, perché coerenza, sei coerente non quando dici la verità, ma quando in ciò che fai prendi in considerazione tutto te stesso e avendo la legione, diciamo, e quindi tu molteplici io ho fatto attenzione a questa cosa. Effettivamente, quante volte noi manchiamo di prendere in considerazione, magari voi no, però a noi succede un po' più spesso, tutti noi stessi, cioè tutto noi, me stesso, tantissime volte. Quindi la coerenza dovrebbe, Maura, secondo te, abitare maggiormente le nostre anime? Ma sì, guarda, una cosa che abbiamo detto in questo libro, l'avevamo detto anche nella società della performance, qui lo diciamo proprio esplicitamente, che la ragione per cui noi parliamo di questi temi e per cui ci viene detto, per fortuna, ma sembra che mi conosciate, parlate proprio di cose che vivo, e perché viviamo anche noi, cioè anche noi viviamo nel 2021, viviamo in un certo tipo di società e abbiamo certe difficoltà. E quindi ci rendiamo conto delle dinamiche e ci piace molto osservare e anche ascoltare le persone, che poi quello che facciamo nell'ultimo anno, soprattutto attraverso i social, anche se ci manca molto l'incontro e il dialogo dal vivo. Quindi abbiamo chiesto molto spesso alle persone come state, che è la ragione per cui volevamo scrivere un libro che potesse in qualche modo essere utile come percorso di autoeducazione, quindi non è un percorso che esaurisce, nel senso che se in questo momento una persona ha bisogno di fare una terapia, ovviamente questo libro non sostituisce la terapia. Questo libro aiuta, come gli strumenti della filosofia, a compiere, a disegnare il proprio percorso di autoformazione e autoeducazione. E ci interessa molto ascoltare le persone, come stanno le persone, e un tema di cui volevamo parlare in questo libro, ma che sembra, come dire, è molto difficile da mandare giù, è il fatto che non abbiamo un io granitico, non siamo uno, appunto, siamo legione, siamo tantissimi, siamo una moltitudine di io. Questo ce l'ha detto la spiritualità, tutte le tradizioni spirituali, ce l'ha detto la filosofia antica, oggi ce lo confermano gli esperimenti e le neuroscienze, cioè ci confermano il fatto che, come scriviamo nel libro, Daniel Dennett dice che il sé narrativo in realtà è un'illusione che noi abbiamo, cioè il fatto che siamo noi, siamo sempre noi ad aver fatto tutta una serie di cose nella vita. In realtà il modo in cui agiamo, il modo in cui prendiamo le nostre scelte è molto più complesso di così. Siamo tanti dentro di noi, la nostra soggettività è molto più frammentata, è molto più molteplice di quanto pensiamo. E prendere atto di questo significa proprio cercare di acquisire coerenza. La coerenza non è fare sempre, essere tutti d'un pezzo, come ci hanno insegnato. Quindi essere sempre prevedibili, fare sempre la stessa cosa, o pensare di essere sempre uno. Essere coerenti significa rendersi conto che ci abitano tante energie diverse, ci abitano tanti desideri diversi, che c'è una parte sterminata di noi che non conosciamo e probabilmente non conosceremo mai, che abbiamo tanti istinti che sono degli istinti che probabilmente non ci piacciono e che in qualche modo, come dire, ciascuno di noi è una città, non è un unico punto in quella città, non è qualcosa di determinato, è molto più complesso. Questo tipo di complessità fa molta paura, che è la ragione per cui noi descriviamo, raccontiamo questo cercando proprio di, come dire, di renderlo il più comprensibile possibile, di farlo digerire, perché secondo me è uno dei punti più difficili da comprendere, cioè il fatto che pensiamo di essere uno, pensiamo di essere sempre noi stessi, pensiamo che il fatto di avere un nome e cognome ci identifichi e determini la nostra vita, ma in realtà siamo pieni, lo sappiamo, facciamo delle scelte, abbiamo dei pensieri, dei desideri che sono incoerenti, ma in realtà spesso deriva anche da una percezione sbagliata dell'idea di coerenza. Cioè una persona coerente è una persona che contiene moltitudini
e che lo sa e che sceglie comunque di fare delle scelte, che sceglie comunque di disegnare il proprio labirinto, che cerca di in qualche modo fare imparare a governare tutte le parti di sé, ma non le vuole cancellare. Infatti parliamo di due idee fondamentali nel libro rispetto a questo, che sono la biga alata di Platone e la carrozza di Gurdjieff. Rispetto alla biga alata, probabilmente le persone che ci stanno ascoltando, che l'hanno studiata probabilmente al liceo, sapranno che di solito quando al liceo ti viene raccontato il mito della biga alata, e quindi il fatto che c'è questa biga governata da un'auriga, ma noi l'auriga di solito lo mettiamo da parte, non ci interessa, noi pensiamo solo ai cavalli, il fatto che ci sono dei cavalli che vanno in direzioni opposte e che questa in qualche modo ha a che fare con la condizione umana, la reazione di solito è quello che si dice al professore o alla professoressa di filosofia è: sarebbe bello invece averne solo uno di cavallo, andare dritto e non avere, cioè, e non avere quel tipo di difficoltà nella scelta, difficoltà di governo delle varie parti di sé. In realtà qui ci perdiamo proprio la meraviglia della natura umana, che è difficile da gestire, difficile avere a che fare con tutti questi cavalli, che sono tanti, tutte queste parti di noi, ma qui sta la meraviglia. E qui sta anche la differenza con la condizione degli dèi che ci racconta Platone, ma anche, come ho detto altre volte, che ci racconta Lucio Dalla, perché c'è una canzone di Lucio Dalla che si chiama Siamo Dèi, che parla proprio di questa differenza, della differenza degli dèi che non fanno fatica come facciamo noi, ma anche della meraviglia che noi abbiamo a disposizione, dell'esperienza che possiamo fare, del fatto che avere tante parti diverse che non sono uniche e non si unificheranno mai, ma possono solo essere governate, in realtà non è un fatto negativo, è un fatto meraviglioso e può scatenare una grande curiosità nei confronti di se stessi e della vita. Perché purtroppo, tra l'altro, viviamo in una società che tende ad appiattire invece tutte queste moltitudini o comunque a non considerare il fatto che spesso dentro di noi esistono dei desideri anche contrastanti o comunque delle anime che vanno in direzione opposta. Io invito tutti coloro che ci stanno seguendo ovviamente a se vogliono fare domande, invito appunto a farlo. Ce n'è una, leggo, Maria Blu scrive: mi sembra che il bisogno di filosofia sia coinciso con l'isolamento dovuto alla pandemia. È solo una mia impressione o è andata davvero così? Se sì, possiamo considerarlo un risvolto positivo di questo brutto periodo? Che ne pensate? Sì, diciamo che la pandemia è sicuramente stata una causa dell'avvicinamento alla filosofia, non solo l'isolamento. Cioè l'isolamento è un termine da appunto tenere presente, perché indubbiamente passare più tempo con se stessi costringe a rendersi conto di quanto sfuggiamo dalle grandi domande della vita e quindi da quanto ci impegniamo spesso nel costruire delle esistenze che siano ottimi strumenti per non domandarsi perché sia al mondo, perché sono qui, che cosa ci faccio, il lavoro che faccio. Tanta gente si è resa conto durante la pandemia che stava buttando la propria vita. Durante il primo lockdown si è accorta che i ritmi che stava vivendo, il lavoro che stava facendo erano insostenibili e non erano quello che gli avrebbe fatto bene davvero. Poi, purtroppo, c'è stata anche una fase diffusa per tanti di smarrimento dettato dall'incapacità di riuscire a cambiare davvero le cose. Perché tanti all'inizio si sono detti: io mollo tutto, cambio tutto, no, non ci sto più. Mi sono accorto o accorta di quanto il mondo stia andando troppo velocemente, voglio scendere, poi però non sono riusciti a scendere. E quell'entusiasmo che era scaturito in quei primi momenti, in quei canti dal balcone, in quegli istanti in cui abbiamo provato a ripensare il mondo, poi si sono trasformati spesso in depressione, in tristezze, in disagi veri e propri. Infatti i casi anche di depressione sono aumentati tantissimo, i casi di disagio psichico in generale. Quindi il tema è: sicuramente la pandemia ci ha portato a poter guardare l'abisso. Però guardare l'abisso è impegnativo, diceva Nietzsche, a forza di guardare l'abisso, poi l'abisso guarda dentro di te. E poi soprattutto non puoi più negarle certe cose. Se tu sguardi, hai uno sguardo distratto sul mondo, puoi far finta di non stare male. Se osservi davvero il tuo malessere, poi devi fare qualcosa per stare meglio. Altrimenti quella visione ti segue come un fantasma. Quindi
La pandemia ci ha dato la possibilità di osservare le nostre mostruosità, i nostri limiti, il nostro modo di sprecare l'esistenza. Ma noi come società non abbiamo fornito alle persone ancora gli strumenti per poter migliorare davvero la propria vita. Quindi attualmente questo aver guardato l'abisso è anche un pericolo. Cioè, se con Maria Blu questo è un lato positivo, un risvolto positivo della pandemia, adesso però bisogna dare alle persone degli strumenti per mettere in pratica quello che hanno capito. Cioè, se noi ancora più in generale ci siamo resi conto che la nostra impronta ecologica è stata devastante, che l'impatto sull'ecosistema ha causato a cascata una serie di trasformazioni negative dell'ambiente che hanno poi portato appunto alla trasformazione dei luoghi di transizione e poi alla nascita possibile di un virus dettato dalla nostra incuria appunto nel non aver rispettato l'ecosistema, perché questa è la teoria, ad esempio, di David Quammen, Spillover, è proprio questo il passaggio, ossia la nostra volgarità che si è rivoltata contro di noi. Ecco, alla luce di tutto questo, ora dobbiamo dare alle persone la possibilità di trasformare davvero la propria esistenza e all'umanità di ripensare il proprio modo di muoversi nel mondo, perché altrimenti stiamo facendo di questa possibilità non un'occasione per cambiare, ma semplicemente uno strumento di dolore, quasi una tortura, perché vediamo le nostre storture molto da vicino, però siamo vincolati all'impotenza. E questa roba è terribile. È come dire a uno che sta per morire, andare da lui e sbattergli in faccia: stai per morire, non puoi fare niente, stacci. Cioè, in questo senso la responsabilità ora degli stati, dei governi e in generale anche degli intellettuali deve essere quella di impegnarsi a fornire strumenti e informazioni per trasformare realmente il proprio modo di stare al mondo come individui, come cittadini e come comunità umana e di terrestri. Ed è anche quello che voi fate continuamente ormai da quando, diciamo, io ho iniziato a conoscervi, anche col vostro attivismo social, cioè anche sia come scrittori sia come editori. Infatti, quando io penso a voi, devo dire, mettono davanti agli occhi gli insiemi rodariani, no? Rodari diceva che ciascuna persona è fatta di una serie di insiemi, che poi è quella complessità che noi andiamo tanto analizzando, no? E che consente di non appiattire le questioni, ma di prenderle da tutte le dimensioni. Quando penso a voi, penso a quella teoria degli insiemi che si manifesta, perché voi siete persone, siete genitori, siete coppia, siete conviventi, siete scrittori, siete editori, siete formatori, siete genitori, insomma siete tutta una serie di cose che, nonostante noi abbiamo soltanto una relazione digitale, per cui io non conosco tutta la vostra vita, e mentre invece, però da quello che posso capire, riuscite a tenere perfettamente in equilibrio, almeno da quello che si vede, tutto questo. È come se foste l'esempio vivente di questa complessità che, diciamo, si conosce, si accetta e vive. Io vi chiederei, proprio alla luce di questa cosa, essendo genitori, ecco, c'è anche un... Cioè, per esempio, io... leggendo il vostro libro mi è venuto in mente che si potrebbe fare anche qualcosa per i bambini, cioè per i più piccoli. Allora, mi interessa sapere innanzitutto se vi viene in mente o se avete in progetto il fatto di scrivere un libro destinato ai più piccoli, cioè un approccio filosofico, quindi tutti questi concetti di cui stiamo parlando adesso, però destinati ai più piccoli. Questa è la prima domanda che vorrei farvi. Ma ci è stato chiesto in generale di scrivere di filosofia per bambini. Al momento dobbiamo, dato che abbiamo altri progetti editoriali, ci piacerebbe molto, cioè una cosa proprio che ci piacerebbe fare, però avrebbe bisogno di spazio.
Quindi si tratta, ma non tanto di fioriture. In effetti, l'idea di parlare di fioritura personale ai bambini potrebbe essere molto bella. Questo non ci è stato chiesto di raccontarle ai bambini ed è una cosa che appunto ci piacerebbe fare, però abbiamo intanto deciso di andare avanti con i progetti che avevamo già. Però un pallino, Andrea ha scritto qualche anno fa un libro in cui raccontava, Manda sulla Luna, in cui raccontava di dinamiche familiari e quindi di uno sguardo appunto tra soprattutto lui e Maddalena, cioè la nostra primogenita. E quindi è una cosa che ci piacerebbe sperimentare sicuramente, anche perché c'è una letteratura su questo, però riguardo all'Italia, una letteratura che è già un po' di anni, quindi ci piacerebbe anche, come dire, ripercorrere una strada, ma in un modo alternativo, in effetti sì. E poi per il resto, in realtà, quello che noi cerchiamo di fare è trovare la giusta misura. E quindi quello che non si vede fuori sono appunto poi la difficoltà di stare, di trovarla questa giusta misura e quindi di non scadere nella performatività e di in qualche modo tenere un equilibrio tra appunto tutte queste dimensioni della nostra vita. Per cui non è che quello poi diciamo nel libro, non c'è una formula che va bene una volta per tutte, non ci sono dei segreti o delle formule straordinarie, si tratta, vabbè, nel nostro caso anche di aiutarci a coltivarci a vicenda e aiutarci vicendevolmente a tirare fuori anche le cose che desideriamo tirare fuori e poi trovare un equilibrio tra le dimensioni dell'esistenza. E io, come dire, il fatto che sembri, come dire, che in qualche modo questa cosa si veda, ci piace perché speriamo di non sembrare, come dire, delle figure irraggiungibili. Ma in realtà speriamo di sembrare appunto in qualche modo, cioè che in qualche modo passi l'idea che questa cosa si può fare. Quindi l'idea della fioritura personale non è un'idea di performatività, non è l'idea di dover raggiungere tagliare un traguardo e dimostrarlo attraverso dei numeri o un successo ordinario. Si tratta proprio della sensazione che si possa condurre la vita in un altro modo e quindi speriamo che in qualche modo quest'idea passi. Sì, e più che altro, cioè per me un pochino sembrate anche irraggiungibili, però siete un esempio essenzialmente, per cui vi guardo come invece qualcosa che con la buona pratica potrei raggiungere anch'io, quindi. Un'altra cosa invece mi interessava approfondire, la questione digitale, cioè quanto in questo periodo, allora innanzitutto il fatto di convivere, di stare, visto che questa iniziativa si chiama Case di Carta e quindi fa luce su tutto quello che è avvenuto nelle case in questo periodo, quindi quanto vi ha aiutato il fatto di stare nella stessa casa in questo periodo e perché io immagino, non lo so, quando ci sono delle cose da discutere, come fate? Cioè, visto che trascorrete in questo periodo obbligatoriamente molto tempo in casa e poi quanto questa esposizione social o comunque digitale aiuta o è deleteria, se casomai lo fosse, per il vostro lavoro e il vostro, proprio processo creativo? Sì, allora, Viviana, io mi annoio tantissimo di solito come dire, nel parlare in pubblico, no? Perché mi piace parlare la prima volta, poi dopo faccio sempre fatica perché dico, vabbè, ma l'ho già detto, perché lo devo ripetere? Prima mi dispiaccio per le persone che devono risentire due volte quello che ho detto, dico, ma poverini, ma già l'hanno sentito. Poi però capisco che Sono persone sono diverse. persone diverse e quindi. Però in questo senso i social network a me affaticano un po'. Alla lunga, perché sai, secondo me sono pericolosi quando non ti danno il tempo di rifiatare. Bisogna mettere a magese il proprio terreno, altrimenti uno trova le cose giuste da dire, le ripete sempre e funziona, però poi non impara più. Io non voglio finire in quella situazione là. Abbiamo avuto la fortuna veramente di intervistare negli anni personaggi di tutti i tipi, maestri spirituali, giornalisti, pensatori, filosofi, filosofe. E quelli che mi hanno dato maggiore ispirazione sono quelli che non avevano smesso di studiare. Quelli che invece si erano fossilizzati dicevano anche delle cose interessantissime, straordinarie, però c'era un senso di tristezza fortissimo che mi lasciavano alcuni di loro. Mi ricordo in particolare un cineasta che diceva delle cose anche sconvolgenti,
però io andai da lui una, due, tre volte e gli ho sentito dire le stesse cose, fare gli stessi ragionamenti, fare le stesse battute, e mi è proprio dispiaciuto per lui, perché era diventato uno strumento fenomenale per gli altri, ma per se stesso aveva smesso di avere qualunque utilità. Questo è molto pericoloso, lo vedo molto spesso, i social network agevolano questo, perché noi cominciamo a chiedere alle persone di essere quello che conosciamo. Quindi tu sai fare XYZ? Fammi il balletto, fammi XYZ, sei un grande ballerino, fammi un gran ballo. Il problema è che poi ci si fossilizza all'interno di quella performance e si diventa i cugini di campagna della filosofia o di qualunque altra cosa, che è il tuo cavallo di battaglia, lo fai, anima mia, torna a casa tua, vai lì, sempre gli stessi capelli da 50 anni. Ma non, poi diventa un... No, sono simpatici, bravissimi. Un sacco, no, ma loro fanno bene. E non dico che sia così per tutti, dico che per la mia esperienza, per me è importante sconvolgersi e sconvolgere. Che è anche quello che cerchiamo di fare quando scriviamo un libro nuovo. Esatto, quindi noi litighiamo tutti i giorni, cioè li discutiamo, non litighiamo mai, però discutiamo tutti i giorni. No, oggi una persona ce l'ha chiesto e ha detto, ma come fate quando non siete d'accordo su qualcosa? Ne parliamo fino allo notte. Nel senso, io non sopporto la normalità, ho proprio un problema con la normalità. Ed è una fortuna per certi versi stare con lei, no? Perché invece riusciamo a incastrare, nemmeno lei sopporta la normalità. Però sono più stabile. Però lei ha una stabilità, nel senso, lei riesce a fare lo stesso discorso 50 volte. Io alla seconda dico, no, ma non è giusto, voglio coprire qualcosa di nuovo. Queste due istanze insieme stanno bene, perché la mia da sola è anche un po', non dico pigrizia, però è più, diciamo, è l'incapacità appunto di essere rapsodia. È rapsodia. La sua, dall'altra parte, ha bisogno di essere rinfocolata, quindi siamo, cioè ci facciamo bene l'uno con l'altro, questo è il punto. E stando insieme così, in realtà non siamo insieme... Noi stiamo insieme tutto il giorno, parliamo tutto il giorno, sì, io non mi sono mai annoiato, ecco, questo lo dico, non mi è mai successo, io mi annoio di tutto e di tutti, con lei non mi sono mai annoiato. Vi ritenete privilegiati da questo punto di vista? Mi sento fortunato. Sì. Perché è vero che veramente discutiamo tutto, dal riso al colore delle mie magliette, oggi vedi... maglietta, perché mi ha costretto a non mettere più magliette nere. Io so benissimo, io ho solo magliette e maglioni neri e pantaloni neri, ho comprato delle camicie colorate, ma per il resto ho magliette, ho soltanto, faccio prima, nel senso, la decision fatigue mi annoia, smettermi lì a dover scegliere, è tutto uguale, faccio prima. Però oggi ho preso questa borgogna, questa maglietta color borgogna, sta bene, sono contento. Sono tra l'altro tre, ho scoperto. No, ma noi tra l'altro discutiamo in realtà, c'è stata una volta per un podcast, abbiamo registrato una puntata sul Gattopardo e la persona che era ospite, che era una libraia, si è probabilmente molto stupita di quanto stessimo discutendo su un aspetto del Principe di Salina su cui non eravamo d'accordo. Cioè comunque la prendiamo molto sul serio. Beh, però diciamo, tu... No, vabbè, ora non entriamo. Però se sei come lui, il Principe di Salina non è una brava persona. No, non me lo ricordo più. No, no, era questo. Perché io consideravo Salina, diciamo così, sì, un archetipo. Senso che bisogna, invece tu lo rinchiudevi all'interno di una visione patriarcale del mondo. Ma anche nel libro, cioè alla fine ci sono delle posizioni che sono nostre, che sono anche molto radicali su alcune cose, e quello che cerchiamo di fare è, come dire... mostrare entrambi gli aspetti. Quindi, per esempio, nella puntata sul Gattopardo abbiamo raccontato sia la mia idea sia la sua alla fine, e questo dà in qualche modo un senso di profondità e in qualche modo fa capire anche la complessità delle situazioni. Quindi la ragione per cui parliamo tra l'altro molto spesso di complessità è proprio il fatto che a volte le idee non sono molto spesso, in realtà, cioè quasi sempre, non c'è una polarizzazione, non c'è una polarità tra due idee opposte. Si tratta di una complessità di livelli diversi. E quindi stare a casa tutto questo tempo da soli, ma in realtà è stata più la convivenza con gli altri esseri viventi della famiglia, che appunto anche per noi è stata impegnativa, e poi il fatto che sì, c'è stata poi questo spazio virtuale che ha preso moltissimo tempo, per cui se prima noi viaggiavamo tanto, anche da soli, nel senso che magari in alcune presentazioni, alcune cose andavamo individualmente, tornavamo a casa la sera,
in questo caso si fa tutto, ovviamente se fossimo venuti a Bisceglie sarebbe stato molto più impegnativo, quindi lo facciamo attraverso lo schermo, però in alcuni casi lo schermo diventa effettivamente impegnativo. C'è anche il fatto che quello di cui ci rendiamo conto, che forse dipende dal fatto che ci mettiamo la faccia, è che diamo la sensazione di essere sempre, sempre presenti sui social, quando in realtà, anche solo se si va a scorrere la timeline di quello che pubblichiamo, non è così. Cioè noi, se c'è bisogno di prendersi del tempo, a parte che per il lavoro, perché poi per il lavoro facciamo un sacco di progetti che non hanno a che fare con i social, ma anche come spazio personale, noi ce lo prendiamo. Quindi ci sono per esempio un sacco di aspetti della nostra vita che non sono documentati, non facciamo vedere i bambini, ogni tanto facciamo vedere il gatto, e i bambini a volte si sentono però non si vedono le facce, il più possibile, e non si vede quello che mangiamo, quindi ci sono un sacco di cose che non mostriamo, solo che il fatto di parlare, di avere un dialogo, quindi la sensazione che noi stiamo parlando a te che stai guardando, il fatto di essere costanti dà un'idea di una presenza 24 ore su 24, ma in realtà cerchiamo, anche qui è importante anche farselo, dirselo a vicenda, cerchiamo soprattutto nei momenti in cui ci siamo tanto sui social di prenderci dello spazio invece di disconnessione. Bene, io avete citato più volte nel libro, non avete citato Maura, l'ho sentita spesso citare perché comunque vi seguo, guardo spesso la vostra pagina Instagram, le vostre dirette e invito tutti a farlo, qualora ci fossero ancora persone che non li conoscono. Tu citi spesso Seneca, la brevità della vita, cioè considerare la vita è quello che poi fa anche il libro, cioè nel senso considerare la larghezza della vita e quindi tutti i vari aspetti, e proprio dire questa frase, pronunciare questa frase, induce proprio il lettore a guardarsi intorno e quindi a guardare nello stesso momento tutte le varie sfaccettature che la visione, lo sguardo consente di intercettare, piuttosto che invece considerare la lunghezza della vita, che è quello che invece siamo maggiormente indotti a fare. Ma voi, nel caso in cui doveste guardare questa lunghezza, che cosa vedete lì in lontananza, visto che avete questo ponte bellissimo che è la filosofia, perché dite che non è una casa da abitare ma un ponte che ci consente di andare altrove, di raggiungere una dimensione migliore, che cosa vedete? Riuscite a vedere qualcosa? Dateci notizie. Ci sono due scenari possibili, secondo me. Da una parte c'è l'estinzione e dall'altra c'è l'armonia con gli altri terrestri. Penso che se l'estinzione è un cammino abbastanza chiaro, che per raggiungere c'è bisogno soltanto di continuare a fare quello che stiamo facendo, niente di più, niente di meno, per invece riconoscersi terrestri, intanto bisogna fare questo grande passaggio, ossia smettere di stare al centro del mondo, di pensarci come centri del mondo, di considerare gli animali, le piante, tutto ciò che abita sulla Terra come coprotagonisti insieme a noi di quello che sta succedendo, incominciare a ripensare il nostro impatto sul clima, sull'ambiente, sugli altri esseri viventi, cominciare a ripensare le discrepanze, ripensare le discriminazioni, ripensare al modo con cui appunto non siamo uguali, non riusciamo a considerarci uguali. Quanto continui sotto sotto ad esserci questo nostro terribile amore per la guerra, per dirla con Hillman. Quindi un futuro possibile, secondo me, è un futuro in cui la tecnologia non è più qualcosa che ci vincola a passare del tempo connessi, ma qualcosa che ci spinge a sconnetterci. E questo, secondo me, è il grande paradigma che può accadere. Cioè, non il social network che è strutturato per toglierti l'attenzione e per modificare i tuoi comportamenti affinché tu possa essere un consumatore manipolabile, ma degli strumenti tecnologici, digitali, che ti spingono ad uscire fuori da casa, che ti spingono ad entrare in relazione con le altre persone davvero. Questo la tecnologia può diventarlo. Affinché questa cosa accada è necessario che le persone prendano consapevolezza, cioè che si rendano conto della grande fregatura
del meccanismo dei mi piace, della grande fregatura, del meccanismo della condivisione, dell'ostentazione, della produzione di sé, della performatività costante, proprio dell'ostentazione della propria vita, del proprio corpo, dei propri desideri, quest'ansia di doversi raccontare, anche diceva io vivo di ciò che gli altri ignorano di me. In questo senso, che è stato il premio Nobel di un paio di anni fa, in questo senso la tecnologia, sai, è nelle nostre mani, dobbiamo stare attenti a non diventarne strumenti, a non farci manipolare in questo senso, perché viviamo in un'epoca veramente fortunata, siamo veramente fortunati, non ce ne rendiamo conto, ma c'è un libro molto bello, si chiama Factfulness, che dimostra attraverso una serie di dati concreti che la nostra è una delle società più fortunate, la società più fortunata della storia, in cui appunto non si muore più di fame, ma si muore di zucchero molto di più. Continuano le persone a morire di fame, ma sono più quelle che muoiono di diabete. Quindi il discorso di fondo, sai, è proprio renderci conto della meraviglia in cui viviamo, e secondo me la direzione è possibile, perché vedo tanti ragazzi e ragazze, soprattutto Fridays for Future e via dicendo, che si stanno accorgendo di appunto di quanto male abbiamo fatto all'ambiente e quindi a noi stessi, e penso che molto passi proprio ad esempio noi abbiamo fatto queste passeggiate in natura con nelle cuffiette un nostro incontro di filosofia in diretta, ed è stato importantissimo. È stato veramente sconvolgente, perché abbiamo usato la tecnologia per stare insieme. La tecnologia non ci ha segregato in casa in quel modo. La tecnologia ci ha liberato. Ci ha fatto venire voglia di uscire con 7 gradi a camminare in un parco e a fare insieme, e a recitare una preghiera che era una poesia di Mariangela Gualtieri insieme. Quella roba là, cioè la tecnologia, se non ci fosse stato Discord, ossia quell'app, se non ci fossero state le cuffiette, se non ci fosse stato il 3G o il 4G o il 5G, quella roba non sarebbe stata possibile. Non avremmo potuto fare quelle esperienze insieme, da Perth a Canberra, dal Sud Africa alla Thailandia, dal Regno Unito al Portogallo. Migliaia di persone insieme che camminavano con la stessa voce nelle orecchie e che facevano gli stessi gesti contemporaneamente e che filosofavano insieme. Questo può fare la tecnologia, non fossilizzarci nel salotto di casa, come a noi è accaduto spesso, quindi come dire, non possiamo che esserne testimoni anche del, come dire, del fatto che sì. Parliamo anche del libro di attività di noi quando iniziamo a andare in palestra. Sì, nel libro raccontiamo dei nostri io che ogni tanto... Oggi andiamo in palestra e poi il pomeriggio riordiniamo il McDonald's, no, beh, non fino a questo punto. Però diciamo che di fondo l'idea è proprio questa. Usiamo ciò che abbiamo saputo costruire per liberarci e non per imprigionarci. Siete una fonte di stimoli e di riflessioni infinita, cioè io starei ore ad ascoltarvi, ma so che diciamo questa è una cosa impossibile. C'è una persona che mi chiede, rifarete le passeggiate di filosofia di gruppo? Le state facendo? Avevo visto dalla pagina. Esatto. Abbiamo fatto 2 sabati fa, quindi sabato, insomma, domenica scorsa a Milano, il sabato precedente a Roma, questa settimana no, saltiamo e poi vediamo, lo comunichiamo se la facciamo la prossima, quindi sì, beh, intanto vediamo come vanno le cose, e quindi se i parchi rimangono aperti, però sicuramente ci piace anche l'idea di sperimentare, appunto Andrea ha fatto questo esperimento di filosofia di gruppo su Zoom da settembre a dicembre, che ha portato centinaia di persone ogni 2 settimane, c'era quest'idea di fare anche le passeggiate con l'audio già dall'estate scorsa, quindi ci piace anche l'idea di sperimentare dei modi nuovi per riuscire a stare insieme, ad avere anche un contatto intimo attraverso l'audio, perché poi la cosa incredibile, per esempio di domenica scorsa, era proprio l'intimità che si creava. E quindi ci interessa questo, cioè vanno bene i post, i video, quello che puoi fare nella comunicazione social, però c'è un bisogno enorme, anche nostro, di contatto, di relazione intima e autentica con le persone, quindi ci piace l'idea di sperimentare degli strumenti, dato che non si può fare poi dal vivo insieme, anche se poi a Parco Sempione ci incrociavamo, ci salutavamo da lontano con le persone che c'erano, ci piace l'idea poi di
di fare in modo che ci si possa ritrovare, ci si possa entrare in vera connessione senza appunto dover avere altri disturbi, altre interferenze che ci sono invece spesso sui social. Tu benissimo. No, non vuole dire più niente. Io mi avvio alla conclusione dicendo che quelli che abbiamo toccato sono alcuni dei temi presenti nel libro. Invito tutti a comprarlo, a leggerlo, veramente per farsi un regalo, ma ci sono tanti altri concetti bellissimi legati anche alla cura di sé e quanto cioè anche paragonata rispetto alla società performativa in cui viviamo e a quali sono gli svantaggi del disamore, cioè la poca cura di sé, ma anche dell'eccessiva cura di sé. Ci sono riflessioni relative al fare vuoto, che è una cosa che purtroppo riusciamo a fare sempre meno come modo per cercare una tranquillità, un momento per non far nulla, ma per raccogliere, per stare maggiormente con noi stessi. Ci sono tantissime cose bellissime, per cui leggete innanzitutto il libro, compratelo, leggetelo. Sarebbe bello poi fare una raccolta di tutti i quaderni della fioritura, uscirebbe un'enciclopedia. Compilate il quaderno della fioritura perché è uno strumento indispensabile. E per me il libro, oltre ad essere bellissimo e illuminante, è stato anche bello perché c'è questo esercizio con cui concludo l'incontro, che è quello della bibliomanzia, cioè il potere del libro di dire una verità che ho ripristinato, e quindi a tutti coloro che ci stanno seguendo e che hanno le librerie piene di libri, prendete un libro che vi sta particolarmente al cuore, un libro che ha fatto parte della vostra formazione, un libro che vi ha appassionati particolarmente, apritelo la mattina e leggete la prima riga che vi capita per capire come andrà la vostra giornata, comunque per trovare la risposta che state cercando. Quindi anche semplicemente solo per fare questo esercizio è valsa la pena leggere questo bellissimo libro pieno di post-it, il mio però lo consiglio davvero a chiunque. Bello, ringrazio enormemente voi per il tempo e per la profondità dei concetti espressi e grazie di esistere in realtà. Spero di potervi avere presto anche qui in libreria, a me farebbe enormemente piacere. A Biceglia c'è il mare e quindi potete anche venire con i bimbi e stare un po' di tempo quando si potrà magari. Quindi grazie a voi tantissimo. Io colgo l'occasione anche per ringraziare la casa editrice HarperCollins che è stata davvero, con cui ormai si è instaurato un rapporto anche di collaborazione, di amicizia, e per cui ringrazio tutti e ringrazio anche tutti coloro che ci seguono e che con cura destinano il tempo, il loro tempo alle nostre iniziative. Grazie a tutti di cuore. Ciao Andrea e ciao Maura. Grazie. Buona cena. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.